Poltore e Lanciano a caccia dei tre punti. I frentani coltivano ancora il sogno playoff e ritrovano in panchina Bellè dopo la parentesi Pasculli. Spoltoresi ancora in lotta per la salvezza, ma mister Di Camillo è ancora falcidiato dalle assenze. Out Petrarulo, Selvallegra, Orlandi e Frosina. Nell'undici titolari sono ben sette i fuoriquota lanciati. Terzo minuto subito, Spoltore in avanti, Colasante viene fermato così in area di rigore, proteste dei padroni di casa per il direttore di gara Arnese di Teramo, si può proseguire. E alla prima vera occasione i frentani passano direttamente dal rilancio di Elezai, sfera che arriva a Campagnol Bocchio che di destro fulmina Palena per l'1-0. Minuto 25, si vede lo Spoltore, angolo di Belli, colpo di testa di Di Renzo fuori di un soffio. Alla mezz'ora nuovamente Palena ferma Campagnol Bocchio lanciato da Mazzieri. E al minuto 34 arriva il pareggio dei padroni di casa, batti e ribatti in area di rigore, la sfera arriva a Belli, la sua conclusione si insacca alle spalle di Elezai per l'1-1. Al minuto 35 Planamente mette al centro per De Vincentis che tira botta sicura e provvidenziale, nuovamente il numero 1 ospite. E con le immagini montate da Maria Carannante passiamo alla ripresa. Lanciano in avanti, sesto minuto, proiezione offensiva di Rey che fa tutto bene, poi il suo tiro cross attraversa tutta l'area e non trova compagni pronti. Al quarto d'ora arriva il gol dello Spoltore. De Vincentis, ispirato da Planamente, realizza il 2-1. Primo gol in campionato per il classe 2004, tra i migliori in campo, insieme all'altro giovanissimo Nicola Ricci. E al diciassettesimo arriva il tris, azione cabarbia di Colecchia che serve Planamente, che con freddezza batte Elezai per il 3-1. Conclusione da distanza siderale per Rey. Palena in due tempi sventa la minaccia. Al 36esimo un altro giovane a farsi pericoloso, il nuovo entrato Marco Tullio di testa sfiora il palo. La gara si conclude con il doppio tentativo del Lanciano, entrambe di Tissone di testa, ma le sue conclusioni non inquadrano lo specchio della porta. Finisce così con la vittoria netta dello Spoltore che si rilancia in zona salvezza. Mister Bellè, non è certo il rientro che si aspettava, dicevamo poc'anzi, un bel Lanciano, però lei non è soddisfatto? No, assolutamente, belli da vedere, ma il calcio serve, servono tutti altri aspetti, cattiveria, determinazione, quella che avevano loro e avevamo meno noi, e quindi l'avversario ha meritato il successo, si riduce in minimi termini questa sconfitta e questa prestazione. Una prestazione, una sconfitta che a questo punto può compromettere il cammino verso i playoff. Non so che cosa hanno fatto l'altro, ma comunque dovevamo fare 15 punti. Adesso è dura, ti ripeto, non so che cosa hanno fatto le altre sopra, però comunque partire da questa prestazione di oggi è difficile. Però comunque dobbiamo onorare il campionato. E facendo comunque una settimana giusta, importante come sempre, e affrontare la gara di domenica con sicuramente un altro appiglio. Mister Di Camillo, torniamo al discorso delle altre partite. Prime 20 minuti lo Spoltore in difficoltà, però poi è venuto fuori, grandissima reazione, è arrivata soprattutto una vittoria importante con soprattutto diversi elementi under in squadra. Va bene, 20 minuti in difficoltà, sì, hai ragione, però giocavamo contro una signora squadra, ne avevamo parlato anche in settimana, di una squadra che secondo me può ambire anche a giocarsi un posto nei playoff con un piazzamento migliore, però noi dopo due mesi che mancavamo dalla vittoria avevamo una voglia incredibile di portare a casa questo risultato,
come hai detto tu un'altra volta, come domenica scorsa, con 7 under negli 11 titolari, e non so con quanti under sinceramente abbiamo finito, ma va bene così, perché i ragazzi, come ho detto nel discorso pre-partita, nelle ultime 2-3 settimane sono cresciuti in maniera incredibile e sono orgoglioso di loro. Adesso altre 4 finali? Sì, altre 4 finali. Noi dobbiamo pensare partita per partita a fare punti, e poi se ci dovremmo giocare i play-out siamo pronti, se ci salviamo direttamente siamo felicissimi. Ce la giochiamo fino alla fine, dobbiamo stare attenti, perché dietro comunque corrono, non sono ancora i risultati, però noi con questo atteggiamento penso che potremmo toglierci soddisfazioni.